Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Ispra nella persona anche dell'ingegnere Bernardinis per questo invito. Io spero di essere utile, rappresento, diciamo, il mondo dell'università che ha, diciamo, a che fare con i problemi della qualità ambientale. Nell'università si studiano tante cose, anche questi argomenti. Ovviamente c'è un confronto anche con quelle che sono l'applicabilità di certe metodologie con la nostra struttura del territorio, le condizioni anche socio-economiche e ambientali che abbiamo in Italia. Per cui il confronto anche con gli operatori di questa materia è di fondamentale importanza anche per capire esattamente come definire certe problematiche, nel nostro caso i valori di fondo. Dove sono? Io vorrei parlarvi, scusate, torno un momento indietro, faccio un brevissimo indice di quello che vorrei parlarvi. Alla fine, a quantomeno della parte relativamente ai suoli e acque, farò, diciamo, delle domande che spero possano trovare anche tra di voi qualche risposta rispetto agli approcci che avete utilizzato per risolvere un po' questi problemi. Quindi parlerò un po' di dove sono questi valori di fondo nelle normative, non solo nella normativa che riguarda i siti contaminati, quindi un po' di generalità su questi aspetti. Parlerò dei suoli dove esiste un approccio maggiormente consolidato, quindi sostanzialmente anche un po' più semplice raggiungere l'obiettivo. Nelle acque sotterranee siamo un pochettino più indietro e poi qualche considerazione sull'applicazione. Dove siamo? La normativa che riguarda i valori di fondo sono il 152 per quanto riguarda i valori di qualità ambientale, le CSC che vengono sostituite dai valori di fondo. Tuttavia ci incrociamo anche con altre normative, che sono le normative che riguardano la qualità della risorsa, il decreto legislativo che riguarda le acque sotterranee. Anche lì si parla di valori di fondo, c'è una piccola differenza, nel senso che nella parte relativamente ai siti contaminati si parla di valori di fondo antropici e naturali, nella parte relativa alla qualità dell'acqua si parla di prevalentemente componente naturale con qualche subordinata, diciamo, a parte antropica. Abbiamo anche altre norme, che sono ad esempio il famoso decreto delle terre e rocce da scavo, che parla anche lì del fatto che si sostituisce un valore di CSC con un valore di fondo laddove questo viene superato dalle indagini fatte, e poi c'è l'inquinamento diffuso che governa. Ultima normativa, quella ancora più vecchia, che riguarda la parte dello spandimento sui suoli dei fanghi. Anche lì è necessario avere un'informazione sui suoli, dove avviene lo spandimento dei fanghi, per capire esattamente se è compatibile o meno diciamo, con il valore di fondo. Vedremo come è stato applicato. Una parte importantissima, che non tratterò, è però quella che vedo generalmente quando si considera questo argomento, è relativamente, vedo diverse pagine dove si spiegano ad esempio i metodi analitici applicati, eccetera, eccetera. Molto meno per quanto riguarda il campionamento. Teniamo presente che però nel campionamento c'è un'incertezza dell'ordine 10 alla 1200, diciamo, o qualcosa ancora di più, di 200, 300, una roba del genere. Mentre nella parte analitica i metodi sono standardizzati e se si fa, diciamo, un compito in modo corretto, le incertezze sono inferiori, cioè a meno di un ordine di grandezza. Per cui teniamo presente questo fatto quando, diciamo, andiamo a campionare qualcosa che poi andiamo a definire dal punto di vista qualitativo. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è che su un certo territorio abbiamo per alcune sostanze delle concentrazioni di fondo, che sono quelle che ci ha dato madre natura, in parte anche interessate da attività antropiche, e poi abbiamo un sito, stiamo studiando un sito soggetto a una procedura di bonifica, il quale dà un suo contributo. Dall'altra parte, quando abbiamo un problema di tutela delle risorse, anche lì abbiamo un problema di valore di fondo di certe determinate sostanze che ci sono date dalla natura geologica del territorio dove
dove viviamo, e anche lì si sommano un po' di sorgenti antropiche. Abbiamo sentito prima parlare, ad esempio, dei nitrati. Ho voluto mettere insieme queste due cose perché, secondo me, molti problemi che ci sono per quanto riguarda i siti contaminati è perché, ad esempio, non si parla mai tra di loro, tra chi si occupa dei valori di fondo, si occupa dell'agricoltura, chi si occupa della parte relativa alla classificazione dei corpi idrici, e d'altra parte c'è qualcuno che si occupa dei siti contaminati. Questo, ad esempio, per quanto riguarda la famosa problematica dei pennacchi, del fatto che la contaminazione va fuori dal sito, eccetera, eccetera. Se non si parla tra queste due entità, sicuramente, diciamo, abbiamo dei problemi da risolvere. Dal punto di vista generale, qual è il problema? Abbiamo un sito in cui abbiamo, diciamo, determinate concentrazioni contaminanti e abbiamo i valori di fondo. Teoricamente abbiamo un delta tra questi due siti e la bonifica dobbiamo eliminare questo delta. Una cosa così è semplice da dire, ovviamente, però d'altra parte i dati analitici che abbiamo hanno una certa diversa natura, e quindi dobbiamo cercare di capire qual è la natura delle cose, anche perché poi abbiamo un misto, cioè mai abbiamo, diciamo, una distribuzione statistica così perfetta come nello schema. Ci sovrapponiamo la parte di fondo, la parte del sito, c'è una distribuzione quasi bimodale, dove mettiamo un limite l'uno all'altro, ed è per questa ragione che ci sono tutti gli approcci statistici che sicuramente conoscete, il 95% della curva dei quantili, eccetera, eccetera. E dobbiamo cercare di capire dove mettere questo limite. Purtroppo la norma ci dice che è un solo valore. In realtà natura non è mai un solo valore, quindi dovremmo stabilire un certo delta, ma la legge, la norma non ci viene incontro. Vedremo però che qualcuno ci ha tentato di fare questo. Già abbiamo un piccolo problema. Cosa intendiamo? Parliamo adesso di suoli. Gli approcci sono diversi. Un'analisi di rischio ci dice prendiamo suolo superficiale, prendiamo suolo profondo, c'è il topsoil, eccetera, eccetera. Campioni diversi, diverse concentrazioni. Il Terre Rocce Descalze ci parla solamente di suolo sottosuolo, quindi un campione, eccetera, eccetera. L'approccio della regione Emilia-Romagna addirittura ci dice topsoil è naturale antropico, subsoil è naturale, ci dà anche delle indicazioni, c'è un database molto potente per quanto riguarda ad esempio la regione Emilia-Romagna, uno si collega, diciamo, al sito della regione e clicca su un punto, gli viene una certa statistica e vedete, cioè, si intende fondo naturale antropico, quindi qualcosa in cui l'uomo ci ha messo del suo, nei primi 20-30 cm di profondità, mentre la stessa cosa dice fondo naturale quello che c'è al di sotto, da 30 a 1 metro di profondità, per cui già lì abbiamo una definizione che può essere sicuramente utile. No, in quanto abbiamo a che fare in molti casi di siti micro e meso, chiamiamoli così, dove la ricchezza dei dati non può essere così, diciamo, spinta come può essere ad esempio un sito interesse nazionale dove possiamo avere centinaia di dati di riferimento. Per cui è necessario già inquadrare un tipo di problema e una sorta, chiamiamolo, di fattore scala. Fattore scala dove? Fattore scala nel senso che la conoscenza di quelle che sono le caratteristiche territoriali è di fondamentale importanza anche per quanto riguarda l'inquinamento dei suoli, che a differenza delle acque non hanno di mezzo il fattore tempo sostanzialmente. E quindi, prendendo a riferimento ad esempio un inquinante tipico o anche critico, perché l'arsenico è sempre considerato un inquinante molto critico per quanto riguarda i suoli italiani, abbiamo delle cartografie di riferimento che già sono a un livello diciamo europeo, ma con una densità di misura di centinaia di chilometri quadri, però un campione ogni centinaia di chilometri quadri, ma abbiamo anche dei riferimenti nazionali che sono, diciamo, qualcosa in più, magari un po' più dettagliato. C'è una consultazione sempre sull'arsenico. Passiamo poi al collega. Sicuramente vi parlerà in modo più diffuso di queste cose, per quanto riguarda ad esempio a livello regionale, oppure ancora a una scala più
più contenuta, abbiamo anche un livello locale nella definizione di un certo contaminante oppure sostanza, non chiamiamola contaminante, che è un elemento che è presente naturalmente nei suoli, ma è anche componente di contaminazione dovuta alle diverse attività antropiche. Questo è uno dei primi esempi appunto di determinazione di valore di fondo fatto con le solite metodologie di approccio. L'importanza di quello che sta sotto, del substrato, anche qua è stato introdotto via via negli approfondimenti. Qui abbiamo il caso invece dei colleghi della Sardegna, i quali hanno determinato, diciamo, dei valori di fondo differenti a seconda di un substrato presente nel sottosuolo, ma vedete anche che forse in rosso c'è la vostra attenzione, che poi non andiamo tanto distanti dai valori delle CSC delle previste dal decreto legislativo. Quindi, diciamo, non stiamo sicuramente dando dei numeri di forte diversità. L'altro approccio che abbiamo è un approccio che sempre riguarda i valori di fondo, ma questa volta è relativamente alla parte relativa allo spandimento dei fanghi, e dove sempre gli studi condotti a carattere europeo hanno esaminato determinate caratteristiche. Penso che però la partecipazione italiana sia stata limitata al Veneto, il dottor Giandon, penso, che diciamo, ha esaminato una serie di elementi, anche qua puntando su quali sono quelli che influenzano molto gli aspetti relativamente alla presenza o meno di determinate sostanze. Quindi il substrato originario, la granulometria e altri parametri, ad esempio il pH del suolo è fondamentale per sapere, diciamo, se un elemento è mobile o immobile, e se arrivate ad esempio a una definizione di valore di fondo fatti da un'altra ISPRA, quella di Varese, nel centro comune di ricerche, nella quale vengono, diciamo, definiti certi valori che potrebbero essere presi a riferimento per quanto riguarda i suoli e in funzione questo del pH. Anche qua, se guardate, invece i valori sono in qualche caso molto differenti, perché a seconda delle condizioni di pH del suolo ci sono o meno delle cessioni diverse di determinate sostanze. L'altro aspetto ancora importantissimo è generalmente i siti contaminati sono in presenza di centri urbani. I nostri centri urbani hanno una storia nel tempo, la storia nel tempo si traduce alla presenza dei riporti nel sottosuolo. Questo ad esempio è la situazione di Milano, dove ci sono 5-6 metri di riporti. Come trattiamo questo riporto? Lo assimiliamo, come dice il decreto ministeriale, a un tecnosuolo, cioè quello che presenta meno del 20% di elementi antropici, oppure diamo a questi tipi di suoli una diversa destinazione, consideriamo i rifiuti, per cui rientra da un'altra parte. E questo è un problema molto importante sul quale, diciamo, è necessario avere, diciamo, anche qua un'indicazione. Aspetto positivo, cioè non andiamo tanto lontano da quella che è la letteratura. Se guardiamo, non so, quello che ha fatto l'Università di Berkeley, è la procedura che generalmente le ARPA e ISPRA fa quando, diciamo, deve studiare un valore di fondo da dare a una certa situazione. Quindi, diciamo, tutta la procedura di analisi dei dati, definizione outlier, eccetera, eccetera. Cioè, questa, diciamo, soddisfa un po' il fatto che non stiamo da una parte inventandoci niente, ma dall'altra parte siamo all'interno di un certo filone, che è un filone corretto. Domande. Quando si fa una caratterizzazione e si tiene conto delle caratteristiche pedologiche, a quale profondità viene il campionamento di un suolo, qual è l'approccio per i siti micro e meso, quando abbiamo l'acqua cosa facciamo, cosa consideriamo? Il prelievo dell'acqua, prelievo del suolo in acqua, la norma dice no, non dovremmo prelevare solo il suolo, eccetera, eccetera, e come trattare i riporti sostanzialmente, queste potrebbero essere delle domande fatte. L'acqua è ancora diversa, dovremmo avere che cosa? Dovremmo avere un panorama, quindi una cartografia generale di quelle che sono
caratteristiche idrogeologiche di determinata area, per poi definire già, diciamo sempre per un fattore scala, dei valori di riferimento. Questo è quanto succede ad esempio in Germania, vedete i soliti grafici che riguardano un parametro, la conducibilità elettrolitica, che è proporzionale al contenuto salino di un terreno, e l'analisi statistica con il classico flesso in corrispondenza dei valori più elevati, che ci dice, beh, sotto potrebbe essere qualcosa di molto più naturale. Lì è una qualcosa che interpretiamo come un'anomalia naturale, un'anomalia di carattere geologico. Da questo dovrebbe essere derivata un valore di riferimento che serve appunto come riferimento quando uno va a fare il valore di fondo per capire cosa sta facendo su delle realtà molto più piccole. Il primo valore di fondo con cui ho avuto a che fare è il valore di fondo per il SIN di Magnoli Coroglio, nella quale sono stati determinati anche i valori di fondo per quanto riguarda le acque. Vedete, ad esempio, per l'arsenico, un valore è sempre tenendo presente la criticità dell'elemento, molto elevato, che deriva da che cosa? Deriva da un approccio tradizionale che poi è stato utilizzato anche da tutte le altre ARPA, ISPRA, eccetera. Il grafico è, diciamo, simmetrico in genere, adesso noi lo facciamo dall'altra parte, e che identifica un'anomalia. Da dove deriva? Deriva dalle tecniche minerarie, laddove in una certa area si vanno a studiare le concentrazioni di fondo e il filone che si dovrebbe coltivare. Il filone che si dovrebbe coltivare per noi è l'inquinamento di una determinata area, che andiamo invece a identificare come particolare rispetto alle concentrazioni di fondo. E ci si è accorto che la situazione relativamente alle acque è leggermente più complessa. Qui, diciamo, nel grafico dell'ARPA Piemonte, nella quale ha suddiviso dei bacini, cioè non si può giudicare i suoli come le acque, perché differenza dei suoli, le acque si muovono, quindi c'è anche il fattore tempo, c'è il fattore arricchimento, la permanenza nel sottosuolo delle acque, e soprattutto ha introdotto come valore di fondo non un valore unico, ma un range, di un intervallo di valori a cui ispirarsi quando si vanno a fare delle indagini di carattere più locale. Beh, diciamo, un altro approccio è quello utilizzato dall'ARPA Toscana per quanto riguarda alcuni valori di fondo, che riprenderò poi dopo quando spiegherò, diciamo, un'idea di come trattare questi valori. Qui è una situazione che, leggendo, diciamo, i report, mi sembra un po' più definita, in cui abbiamo un monte, un valle, quindi un confronto tra una certa popolazione e un'altra, che è quella all'interno del SIN, sarebbero quelli rossi, i punti rossi, e quindi, diciamo, si è studiato un certo tipo di approccio che potrebbe essere, da un punto di vista idrogeologico, più definito. Sempre ispirandomi a un lavoro dell'ARPA Toscana, vedo invece che ci sono delle situazioni più complesse per diverse ragioni. Ad esempio, c'è l'ingressione dell'acqua di mare, che fa in modo che punti posti a monti diventano a valle e viceversa, e quindi, diciamo, c'è una situazione un po' più complessa, del quale anche l'ARPA Toscana ha preso, diciamo, riferimento facendo delle indagini, facendo delle elaborazioni più complesse rispetto a quelle che si fanno di norma utilizzando, diciamo, dei software come, diciamo, il ProUCL, che va per la maggiore. Cosa possiamo dire sulle acque? Sulle acque dobbiamo dire che è importante la ricostruzione dell'acquifero di riferimento, la caratterizzazione di quelli che sono gli inquinanti che dobbiamo cercare. Ho visto che è stato richiesto, ad esempio, per un serbatoio di idrocarburi della Marina, di fare anche tutti i metalli, tutte le cose in una zona soggetta ad anomalie per quanto riguarda la distribuzione dei metalli, chiaramente trovando, diciamo, delle situazioni complesse, ma che sono dovute, diciamo, ad altre ragioni. Poi il campionamento non deve essere fatto solamente sull'inquinante interesse, ma anche sui parametri guida. Ricordiamoci che le condizioni geochimiche di base rappresentano 99, oltre il 99% di quello che c'è nell'acqua. Noi andiamo a vedere meno dell'1%, quindi se non sappiamo il 99%, forse è meglio saperlo sostanzialmente. E d'altra parte possiamo avere anche poi, una volta che abbiamo raccolto i dati, la necessità di avere un approccio completo o un approccio semplificato. L'approccio completo quale potrebbe essere? Se la situazione è un po' più definita dal punto di vista idrogeologico,
si utilizza un approccio cosiddetto interware, cioè si fanno due categorie, diciamo la parte che si sospetta influenzata dal sito, la parte che si sospetta invece non influenzata dal sito, e si valuta, diciamo, la divisione di questi due campioni tra di loro separati con un limite superiore di previsione che dovrebbe essere determinato in un certo modo, che evidentemente non c'è tempo per spiegare. Allora, in questo caso abbiamo una valutazione di due campioni diversi, di due set di campioni diversi, e sappiamo se poi coincidono, se c'è una diversità, quel famoso, diciamo, grafico iniziale in cui abbiamo un delta tra fuori e dentro il sito e dovremmo cercare di far coincidere i due. Questo, diciamo, se c'è una situazione un po' definita dal punto di vista di ricerca. Diverso è il caso, ecco, è necessario, la letteratura ci dice che però questo aspetto è un po' critico e quindi una volta definito l'argomento bisogna fare delle verifiche, sostanzialmente ricampionare, anche perché c'è un effetto di eventuale stagionalità che non conosciamo, se non facciamo, abbiamo anche una serie di campioni nel tempo. L'altro invece, diciamo, aspetto, se invece la situazione è più complessa dal punto di vista idrogeologico, l'approccio non è interwell ma è intrawell, nel senso che si prendono tutti i campioni e si fa, diciamo, una ulteriore valutazione e si dovrebbe determinare limite superiore di tolleranza che è diverso da quello di previsione in precedenza e prendere, diciamo, un valore di riferimento. A quel punto, diciamo, ci riconduciamo alla procedura bridge in quale identifichiamo laddove c'è una differenza nel set di dati tra il sito e il valore di fondo. Tuttavia, in qualche caso non è possibile avere un set di dati così approfondito perché i siti micro e meso, sempre, diciamo, non possiamo avere tanti siti, allora sempre la letteratura ci suggerisce due approcci differenti, o facciamo quegli indicatori statistici quando abbiamo un numero di campioni ridotto, ad esempio minore di 20 campioni, in molti casi. Diciamo piccoli, micro e meso, se abbiamo a che fare con dei valori di fondo, dobbiamo utilizzare anche un altro tipo di apporto. Forse, diciamo, le domande che ci possono essere, come viene considerato in un certo sito il cambiamento di una struttura idrogeologica quando si vanno a fare dei campioni, quindi si deve determinare se i valori di fondo. Magari il sito giace, è posto sopra una struttura idrogeologica particolare, nelle vicinanze la struttura idrogeologica è diversa. Le caratteristiche geochimiche di base devono essere considerate, vengono considerate, nella mia esperienza, non molto, anzi, diciamo, molto poco, le vengono considerate caratteristiche di base. Il campionamento generalmente viene fatto sui punti disponibili, non si fanno dei piezometri ad hoc per studiare il valore di fondo, si cerca quello che si ha a disposizione qualche volta questo campione e questi punti sono inadeguati. Un altro aspetto ancora che non si considera è l'effetto di stagionalità, dovremmo togliere l'effetto di stagionalità perché se c'è una tendenza questa si sovrappone, diciamo, a quello che sono le caratteristiche del sito e forse, diciamo, ci danno un segnale che non è proprio diverso. E poi come trattiamo sempre i siti micro e meso, dobbiamo trattare con un approccio semplificato e soprattutto, diciamo, come ho detto in premessa, generalmente non colleghiamo mai l'aspetto bonifiche con l'aspetto tutela delle risorse. Questo, secondo me, dà una certa limitazione a quello che si fa e in molti casi non è risolutivo per i problemi. Poi ho messo un elenco di alcune pubblicazioni di riferimento che riguardano suoli e acque sotterranee, a cui ci si può ispirare. Questo è un po' l'aspetto, spero di non essere stato troppo noioso, anche perché su esempi e applicazioni i miei colleghi poi, che seguiranno il mio intervento, parleranno e ci sarà forse occasione di fare qualche riflessione anche rispetto a quegli spunti, quelle domande che possono essere fatte relativamente ai suoli e alle acque. Vedremo un po' quello che è un po' lo stato delle cose che vengono fatte attualmente. Io ho finito.